Come ogni anno, le porte dell'area politecnica dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara si sono aperte stamani per accogliere i giovani studenti in uscita dalle scuole superiori. Ad accogliergli gli stessi studenti universitari dei diversi corsi di laurea interessati che li hanno guidati nella visita del Dipartimento. È una vera e propria festa dell'area politecnica dell'Università D'Annunzio, ha sottolineato il professor Paolo Fusero, direttore del Dipartimento della D'Annunzio. Tante le iniziative, il contributo di idee che la Facoltà di Architettura, Ingegneria e Design ha dato al territorio, alla città di Pescara. Certo, questa è una delle tre attività dell'università. L'università ha tre missioni, la prima certamente la didattica, poi la ricerca e poi la cosiddetta terza missione, che significa riversare sul territorio il know-how delle ricerche che si fanno all'interno dei laboratori universitari. Una facoltà molto attiva e presente sul territorio. Oggi per me è un grande piacere essere qui con il professor Fusero per dare il benvenuto sostanzialmente a quanti vorranno iscriversi a questa facoltà così prestigiosa e diciamo così di lungo corso. È davvero un bellissimo colpo d'occhio vedere tanti ragazzi che peraltro provengono non solo dal nostro Abruzzo, non solo dalla nostra Italia, ma anche da tanti paesi lontani ma allo stesso modo vicini. Open Day, una vera e propria festa. Una festa dell'architettura, del design e dell'ingegneria, come tante altre strutture di formazione. Noi organizziamo un Open Day per far conoscere agli studenti che si dovranno iscrivere l'anno prossimo, addirittura anche fra 2 anni, per far conoscere quello che facciamo. Per concludere, professor Pignatti, a livello nazionale si registra una sorta di crisi della professione degli architetti, si riflette anche qui sulla facoltà di Pescara? Beh, insomma sì, in questi ultimi 5 anni a livello nazionale, poi in tutte le città, in tutti i dipartimenti e facoltà di architettura c'è stato un calo di iscrizioni. Questo si riflette anche su di noi, ma come dire, l'Open Day noi l'abbiamo sempre organizzato da parecchi anni, quindi diciamo, però come dire, in questi momenti di crisi diventa ancora di più un'esperienza significativa, un'esperienza in cui noi vogliamo veramente informare i giovani ragazzi su quello che facciamo.